Questo programma è offerto da Isaac SRL di Silvano Grivetto e figli in via 25 aprile a Busano. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Fatti di Sport dedicata al campionato nazionale di Serie A di bocce, categoria volo. Andiamo, come da sempre, da subito, a vedere i risultati della nona giornata di campionato. Pontese Masera 12-12, Gaglianico Borgonese 12-12, BRB Ivrea Valmerola 18-6, Ferriera Perosina 10-14. La classifica vede la BRB Ivrea in testa a 18 punti, seguita da Perosina 16, Pontese 12, Borgonese 8, Masera 7, Gaglianico 6, Ferriera 5 e chiude la classifica a 0 punti il Valmerula. Le nostre telecamere sabato scorso hanno seguito la gara tra BRB Ivrea e Valmerula, per cui andiamo come sempre da subito a seguire il primo turno di gioco tradizionale. Siamo a Salas per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A, che vede di fronte la BRB, campione d'Europa in carica e prima in classifica generale, contro il Valmerula, Andorra, Savona, fanalino di coda di questo girone che deciderà la Final Four di Loano a fine mese. Nel campo numero 2 vediamo balla bene all'accosto nell'individuale contro Pittarelli della Valmerula, accosto perfetto e giudica il punto. Nel campo numero 5 vediamo impegnato la coppia con De Regibus, l'accosto in coppia con Grosso per la BRB contro Migliore e Croveri della Valmerula, accosto positivo di De Regibus. Nel campo numero 2 il combinato singolo, vediamo all'accosto Bruzzone per la BRB contro Massimo Borca del Valmerola, accosto che non riesce sul risultato di 3 pari alla seconda mano. Nel campo numero 3 è impegnata la quadretta, che vediamo Mana per la BRB all'accosto, Mana che ha i suoi compagni di squadra con Pautassi, Ferrero e Birolo, contro il Valmerola che schiera Rossi, Fassone, Rosso e Raimondo. Nel campo numero 2 vediamo il time out chiesto dal Valmerula, il direttore sportivo a colloquio con Pittarelli. Ultima bocciata per Emanuele Bruzzone, già in vantaggio per 21-20 e si aggiudica l'incontro, 22 per Emanuele Bruzzone, 20 per Massimo Borca. Risultato parziale 2-0 per la BRB. Coglie nell'individuale l'ultima sua boccia, non giocata, vittoria di Carlo Balabene contro Pittarelli per 13-5. Ancora Migliore, il tentativo di salvezza, colpisce ancora il pallino ma si arrendono. Sul risultato di 13-0, Grosso e De Regibus battono Croveri e Migliore e si porta il punteggio 6-0 per la BRB. Fassone sul pallino, il tentativo di fare salvezza, non colpisce. Si chiude l'incontro, vittoria della BRB con Pautassi, Mana, Birolo e Ferrero che per 13-10 battono il Valmerola che schierava Rossi, Fassone, Rosso e Raimondo. Risultato parziale BRB 8, Valmerola 0. Segue il primo turno di gioco tradizionale, la prova di staffetta.
parziale di BRB8, Balmiro Lazzera è partita la staffetta con Ruggero, colpisce la seconda bocciata, colpisce la terza, colpisce la parte Ferrero per la BRB, colpisce al momento il parziale è di 6-2 per la BRB, a 8 parte Masino, colpisce Masino, ritorno anche con Masino, sbaglia, Ferrero colpisce, riparte Ruggero per la B, ancora Masino, sbaglia per il Valmerula, sbaglia ancora Masino, parte Pittarelli, colpisce, si porta a 10. Colpisce ancora Ferrero, 22-11, dopo 2 minuti di gioco, 23-11 per la BRB. Masino, sbaglia ancora Masino, colpisce Ruggero, sbaglia e colpisce adesso Masino, colpisce anche Ruggero, sbaglia ancora Masino, colpisce Ruggero. 2 minuti e 40 al termine, 28-13, 37-20, parte Pittarelli, sbaglia Pittarelli, rimane 20, colpisce d'altra parte Lele Ferrero, colpisce Pittarelli, 21-40 per la BRB. Sbaglia Pittarelli, 21-42, colpisce 22-42, quando manca 1 minuto e 20 al termine dell'incontro, te Ruggero che si porta sul 54-30, 55-56, sempre Ferrero. Ruggero, l'ultima bocciata e fischia, nulla, bocciata nulla, 57 per la BRB, 31 per il Valmerula, punteggio parziale 10-0 per la BRB. Andiamo ora invece a seguire il primo turno del tiro di precisione. Primo tiro di precisione per la BRB Grosso, in questo momento la bocciata sulla boccia da un punto e colpisce, parte migliore per il Valmerula, la boccia da un punto sbagliata, 0. Grosso per la BRB sul pallino da due punti, lo colpisce e si porta a 3, 3-0. Migliore per il Valmerula, il pallino da due punti, colpisce il pallino e si porta a 2, 3-2 per la BRB. Parte Grosso sulla boccia da 5 punti per la BRB, colpisce e si porta a 8. Migliore per il Valmerula sulla boccia da 5 punti, sbaglia e rimane a 2, 8-2 per la BRB. Grosso sul pallino da 3 punti, carambola sull'ostacolo rosso, nulla, rimane 8. Migliore a cercare di colpire il pallino da 3 punti, lo colpisce e si porta a 5, 8-5 per la BRB. Parte Grosso per la boccia da 4 punti e colpisce e si porta a 12. Migliore sulla boccia da 4 punti, colpisce anche lui e si porta a 9, 12-9 per la BRB. Grosso sulla boccia da 4 punti in versione di ostacolo, colpisce ancora e si porta a 16, 16-9.
parte migliore sull'eliminazione di ostacolo, boccia bianca, colpisce anche l'ostacolo rosso e rimane 9, 16-9 per la BRB. Un grosso per la BRB sulla boccia da 4 punti, ostacolo rosso, sbaglia, storta e lunga, rimane a 16. Migliore sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta a 13. 13-16 per la BRB. Grosso sull'inversione di ostacolo, boccia bianca da 3 punti, la colpisce e si porta a 19. Migliore sulla boccia da 3 punti, la colpisce e si porta anche lui a 19 pari. Parte grosso sul pallino da 5 punti, lo sbaglia e rimane a 19. Sul 19 pari, bocciata decisiva per Migliore che colpisce il pallino e si porta a 24, quindi con un parziale di BRB 10, Balmerola 2. Euroconnection è presente nel settore della tecnologia di collegamento di sistemi, operando nel mercato nazionale ed internazionale. Il marchio Euroconnection si è affermato negli anni con la forza dell'esperienza e della professionalità. In via Arduino Casale 67/A, Alessolo. Pocciofila Valmerula, in collaborazione con Ristorante Tortuga e Tortuga Beach, in via Aurelia 45 ad Andorra. Azienda agricola Il Cascin, in via Cristoforo 1 a Cesio. Bocciofila Gaglianico, in collaborazione con Botalla, dal 1947, tradizione casearia, a Biella. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Birra Menabrea, fondata nel 1846, a Biella. Pasticceria Panetteria Patti, a Biella. Caseificio Garda. Seguiamo ora invece il secondo turno del tiro di precisione. Parte il secondo tiro di precisione, Borca per il Balmero sulla boccia da un punto e colpisce. Mana per la BRB sulla boccia da un punto, uno pari. Borca Balmero sulla boccia da 5 punti, colpisce e si porta a 6. Mana per la BRB sulla boccia da 5 punti, bocciata corta fallita, 6-1 per il Valmerula. Borca sul pallino da 3 punti, colpisce anche il pallino da 3 punti e si porta a 9. Mana per la BRB sul pallino da 3 punti, fallisce, bocciata corta e rimane a 1 punto, 9-1 per il Valmerula. Borca, inversione di ostacolo, sempre 4 punti, colpisce e si porta a 13. Simone Mana per la BRB sulla boccia, inversione di ostacolo da 4 punti, la colpisce e si porta a 9. Parte Borca sulla boccia da 3 punti, colpisce e si porta a 16. Mana sulla boccia da 3 punti, ostacolo pallino, colpisce e si porta a 12. Borca sulla boccia da 4 punti, ostacolo rosso, colpisce e si porta a 20. Mana sulla boccia da 4 punti, la colpisce anche lui e si porta a 16. Borca sulla boccia da 3 punti, colpisce e si porta 23-20. Mana sulla boccia da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo e rimane a 16.
Borca in versione di ostacolo, boccia da 4 punti, carambola anche sulla rossa e rimane a 23-16. Mana sulla boccia da 3 punti, colpisce entrambi e rimane a 16, a 23, ultimo pallino. Borca sul pallino da 5 punti, fallisce, rimane a 23 e comunque si aggiudica comunque l'incontro. Mana sul pallino da 5 punti, tentativo di limitare i danni, fallisce anche lui, rimane a 16, quindi si aggiudica l'incontro Borca 23, Mana 16, per un parziale di 10-4 per la BRB. Andiamo invece adesso a vedere, a seguire la prova di tiro progressivo. Sul parziale di 12-4 parte la navetta con Roggero per la BRB che colpisce, Marino per la Valmerula. Roggero colpisce ancora, colpisce anche Marino, 3-1, colpisce Roggero, sbaglia Marino, Roggero si porta a 5, colpisce Marino, si porta a 2, ancora Roggero, 5 per la Valmerula, 6-11, sbaglia Marino e sbaglia Roggero, colpiscono entrambi, 12-7, colpisce ancora Roggero, sbaglia Marino, sempre Roggero e colpisce anche Marino, 14-8 dopo 1 minuto e 30, sbaglia Marino, 19 per Roggero, 2 minuti di gioco, 19-10, 20-11 per la BRB, colpisce Roggero, 21-22 per Roggero, 12 per Marino del Valmerula, 23 per Roggero, 2 minuti al termine, colpisce Marino, colpisce Roggero, 30-14, 31-14, Roggero 32, 15 per Marino, colpisce Roggero, colpisce anche Marino, si porta a 16, colpisce Roggero, sbaglia Marino, Marino 20, Roggero 45, Marino 21, Roggero 46, 13 secondi al termine, 47, 48, sul 48-22 si aggiudica l'incontro Roggero su Marino, 48-22, parziale 12-4. E per finire invece seguiamo l'ultimo turno di gioco tradizionale. Sul parziale di BRB 12, Valmerula 4, parte l'ultimo turno tradizionale. Nel campo numero 2 vediamo il combinato coppie con Ballabene all'accosto che gioca in coppia con Grosso e realizza avversario il Valmerula che schiera Pittarelli e Migliore. Nel campo numero 2 individuale che vede Borca contro Pautassi, Borca in questo momento all'accosto, accosto fallito. Nel campo numero 4 è la Terna che in questo momento è all'accosto De Regibus, BRB che schiera Birolo, De Regibus e Ruggero contro il Valmerula con Raimondo, Crovari e Rossi.
a costo positivo di De Regibus. Nel campo numero 5 l'incontro a coppie che vede in questo momento Rosso all'accosto, suo compagno di squadra Fassone contro Ferrero Emanuele Bruzzone. A costo positivo. Nel combinato coppie Carlo Balabene e Daniele Grosso si impongono per 36-32 su Pittarelli e Migliore. Emanuele Bruzzone si impone su Massimo Borca nell'individuale per 13-8. La terra della BRB, De Regibus, Birolo, Roggero dominano il Valmero di Raimondo, Croveri e Rossi per 13-2. Vince la coppia del Valmerola, Fassone Rosso su Bruzzone e Ferrero per un risultato finale dell'incontro BRB 18, Valmerola 6. Incontro diretto dal signor Caccherano. Negli altri incontri di giornata, seppure sofferta la vittoria della Perosina sulla Ferriera per 14-10, dove a far la differenza sono state le prove veloci. Gallianico Borgonese chiudono in parità mantenendo inalterata la distanza in classifica. A sorpresa la Pontese raccoglie il secondo pareggio consecutivo che di fatto l'allontana dalle prime della classe, 6-4 punti dalla BRB e Perosina, attese però proprio nel prossimo turno allo scontro diretto in casa della Perosina. La Perosina in collaborazione con Boulanciel. Dalla passione per le bocce e dall'esperienza di un'azienda tecnologicamente all'avanguardia è nata la prima boccia metallica colorata. Unione Bocciofila Borgonese in collaborazione con Vittoria Assicurazioni, Cinzia Pettigiani Subagente in via Swiss numero 6 a Villar Focchiardo. Linea Futura, dal 1985 più volte campione del mondo e record in tutte le specialità. Il 90% dei giocatori nazionali utilizza le nostre bocce. Qualità, serietà ed esperienza al servizio dei clienti più esigenti. In tutti questi anni abbiamo cercato di dimostrare sul campo e non a parole la validità dei nostri prodotti. Sadam, stampaggio acciaio a caldo. Via San Ponso 20A, a Pertusio. Dal 1960 al vostro servizio, impresa funebre Allera, Aglie, Bosconero, Rivarolo, Castellamonte. Archiviata quindi la nona giornata di campionato, andiamo a vedere quelle che saranno le gare del prossimo turno. Perosina BRB Ivrea, Valmerola Gaglianico, Borgonese Pontese, Ferriera Masera. La prossima settimana invece vi proporremo la gara tra Valmerola e Gaglianico, pertanto vi diamo appuntamento fra 7 giorni. Arrivederci. Il programma è stato offerto da Isaac SRL di Silvano Grivetto e figli in via 25 Aprile a Busano.